Dunque, il wipe si avvicina ormai e volevo dare alcuni consigli per iniziare al meglio senza perdere tempo e per arrivare il prima possibile al livello 15, che è il livello in cui si sblocca il flea market su Escape from Tarkov. Dunque, anzitutto, quando avete creato il profilo, la prima cosa che dovete fare, dopo aver controllato chiaramente e aver scelto tra Bear e Yusek, e andare ad analizzare tutti gli oggetti che avrete nei vostri trader. Quindi a partire anzitutto da quelli dei trader che voi sono visibili, e per arrivare poi invece agli oggetti che sono le componenti delle armi stesse, ok? Perché analizzando tutto arriverete già al livello 2, e questo vi consentirà di sbloccare subito la quest del meccanico per andare a prendere gli Jaeger su Woods. Questa è una cosa che ormai è risaputa, quasi tutti lo sanno, ma comunque, una volta arrivati al livello 2 dovete startare un raid e fare subito back, così si resetta e vi dà la possibilità di sbloccare la quest. Ottenuta la quest, prendete Jaeger, questo è fondamentale, così iniziate subito al meglio. Consiglio numero 2, mirate sempre alla testa. Perché? Perché la testa vi darà una percentuale di esperienza extra rispetto a quella che prendereste normalmente facendo una kill normale. Altra cosa importante, evitate a tutti i costi i fight. PvP all'inizio del wipe è sconsigliatissimo. Beh, ovviamente perché? Perché i PMC che voi andrete a uccidere avranno più o meno un gear come il vostro, ovvero il gear dei pezzenti. E rischiare la vostra vita per portare a casa una kill di qualcuno che praticamente avrà forse più di voi un paio di cuffie migliori, non lo so, niente di che, sicuramente non ne vale la pena, soprattutto se state giocando per fare le quest. Quindi il consiglio che vi do è restare lontani dal PvP e concentrarvi sulle quest il più possibile. Se trovate oggetti per le quest, andate subito ad estrarre, evitate il PvP a tutti i costi. Questo è molto molto importante. Adesso voglio fare uno scav per farvi vedere un'altra cosa, ok? Dicevo, l'importante è quando uccidete uno scav, anche se non volete lootarlo per non perdere troppo tempo, apritelo e chiudetelo subito. Guardate in basso a destra, Searching Experience, 172 di Searching Experience. Che vuol dire questo? Che voi avete fatto 172 di exp senza fare letteralmente niente. Vi avvicinate al cadavere e lo aprite, così. Tac, via. Potete tranquillamente evitare di prendere qualsiasi cosa lo scav abbia, non importa. L'importante è raccogliere l'esperienza che vi dà semplicemente aprire lo scav. Adesso con questo scav ancora sicuramente molto più di 1000 di esperienza, che all'inizio vale veramente tanto 1000 di esperienza, ve l'assicuro. Ecco qua, non giocate customs il primo giorno, o cercate di evitarla se possibile. Questo perché? Perché customs sarà la mappa che verranno a giocare tutti quanti, ok? Dal primo all'ultimo PMC che trovate in mappa saranno tutti quanti a giocare customs. Oltretutto su custom è molto semplice, molto facile incontrare altri player. Vi posso consigliare Woods, vi posso consigliare Reserve. Su Reserve c'è tantissimo loot e c'è anche tanto loot medico, dove potenzialmente appunto trovare eventualmente dei saliva. Sfruttate il più possibile la wiki, controllate quali quest vi arriveranno in futuro e cercate di accorparne il più possibile quando giocate una mappa. Se non doveste saperlo, non tutte le quest ne sbloccano altre, alcune sono delle strade senza uscita. Cercate di lasciare quest'ultime alla fine e concentratevi di più sulle quest che hanno degli sviluppi. Se non siete sicuri riguardo a una quest, vi basta cercarla su Google. Il primo link che vi uscirà sarà quello della wiki, e da lì potrete capire se ha degli sviluppi oppure no. Uno degli errori più comuni che si commettono a inizio wipe è il non conoscere quali oggetti servono e quali no. C'è una lista sulla wiki in cui ci sono tutti gli oggetti necessari per le quest, ed è possibile trovare anche quella inerente agli oggetti per l'hideout. Dateci un'occhiata prima di iniziare i vostri primi raid, e cercate di fare meno schifo di me, per favore. Oh, fuck! Cazzo! Fuck! Non ci credo! Lascerò qualche link utile per voi nella descrizione. Sicuramente Map Genie e la wiki vi saranno utili durante tutto l'arco del wipe. Fatemi sapere nei commenti se può interessarvi una guida alle migliori armi inizio wipe. Mi raccomando, iscrivetevi. Ci vediamo presto.